Prima amichevole per il Trapani in ritiro a Tarvisio, parliamo con Mister Boscaglia. Come è andato questo primo test? Allora, no, bene, è andata bene, abbiamo sviluppato anche un buon gioco. Naturalmente fisicamente ancora dobbiamo lavorare tanto, però quello che volevo vedere comunque l'ho visto e tutto sommato comunque è andata molto bene. Faccio una domanda io, sono Franco Camarasana. Cosa vi ha raccomandato ai ragazzi prima dell'amichevole? No, quella di non forzare le giocate, cercare di fare quello che avevamo fatto in settimana, le situazioni tattiche che comunque avevamo provato in settimana. Era normale che non si potesse dare chissà che cosa, però ho visto delle buonissime cose, delle buone trame di gioco. E la cosa più importante era mantenere il possesso palla, soprattutto con una squadra di categorie inferiori comunque. E dovevamo tenere bene il campo, l'abbiamo fatto spesso anche bene, con ottime trame di gioco, però niente, dopo una settimana di lavoro sono abbastanza contento e adesso questo deve essere la base sulla quale poter lavorare la settimana prossima. Mister, come si sono comportati i nuovi? No, bene, tutti bene. Mi è dispiaciuto molto che sia Ciaramitaro che Nizzetto non abbiano potuto esprimersi in campo perché hanno dei piccolissimi fastidi, quindi non abbiamo voluto rischiare affinché appunto sin da domani possano rientrare in gruppo e fare il lavoro del gruppo, però tutti gli altri bene, benissimo. Ripeto, come ho detto prima, non possiamo pretendere chissà che cosa perché a livello fisico ancora siamo abbastanza impastati. Però bene tutti quanti, da Petraino a Feola, che sono i giovani, anche Francesco Finocchio, ma bene anche gli altri, Diuric, bene Rizzato, bene Martinelli, un po' tutti quanti, i nuovi, ci sono ben comportati, anche il portiere Marcone, anche se i portieri sono stati poco impegnati. Però sono abbastanza contento. Ma la cosa che mi piace di più è che comunque abbiamo veramente solido, già molto affiatato dopo una settimana, tutti gran bravi ragazzi, quindi è su questa base che dobbiamo continuare a lavorare. Vai. Eccomi a fare una domanda io, Marco Agrusti, per il giornale di Sicilia. Abbiamo notato, penso anche il mio collega, un gran gioco sugli esterni, soprattutto la ricerca degli esterni, che si sono comportati benissimo. Primo tempo mi ha impressionato Finocchio per la qualità delle sue giocate, anche per la gamba, che sembrava già buona. Sì, no, hai ragione, noi lavoriamo molto sugli esterni, abbiamo due coppie di giocatori, quindi le catene esterne sono delle catene molto sollecitate perché comunque andiamo alla ricerca appunto di lavorare sugli esterni, sia nell'uno contro uno, ma soprattutto anche a fare spesso il due contro uno. L'abbiamo fatto bene, ripeto, cambiando spesso gioco, creando la zona forte, andando con i cambi di gioco dall'altra parte. Poi avendo anche dei giocatori che in questo momento comunque, anche se hanno lavorato tanto, hanno una buona gamba, i vari Petrano, Madonia, Finocchio e anche gli altri, Rizzato, Dailo, Bue. Diciamo questo mi fa ben sperare, anche se, ripeto, il test di oggi è un test che non vado a guardare il risultato, ma guardo quello che la squadra ha proposto, soprattutto sotto l'aspetto delle idee. E poi naturalmente tutto da rivedere, però sicuramente il gioco sugli esterni è una delle nostre prerogative più importanti. Dopo questo primo test, su cosa bisogna lavorare? No, ma bisogna lavorare ancora su tutto, bisogna lavorare sui meccanismi di gioco, perché comunque incontreremo squadre forti. Bisogna lavorare sulla testa dei giocatori, sul fatto che non bisogna mollare, sul fatto che non bisogna battersi qualora le cose non dovessero andare bene in partita, non bisogna montarsi la testa qualora invece dovessero andare bene. Bisogna lavorare su aspetti psicologici, tecnici, tattici, ma soprattutto atletici in questo momento, perché comunque è un periodo in cui dobbiamo incamerare tanto perché poi appunto possiamo ritrovarcelo in futuro. Dalla prossima amichevole, e cosa ti aspetti dalla squadra?
perché voi già giovedì tornerete in campo per affrontare un'altra squadra, pure no, una squadra dilettantistica, però insomma una squadra che almeno, poi... almeno quello che è successo oggi, perché è probabile che la prossima amichevole non stiamo così bene, perché comunque avremo ancora più lavoro sulle gambe e potremmo anche essere un pochettino più, in gergo si dice, impastati o più pesanti, e quindi magari queste trame di gioco che magari oggi sono riuscite bene, probabilmente, ripeto, probabilmente possono anche non riuscire la settimana prossima, comunque la prossima amichevole. Quindi mi basterebbe già avere la continuità rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, sarebbe per me un grande passo in avanti. Qualora si dovesse fare un passo indietro rispetto a oggi, e comunque è previsto, perché ripeto, probabilmente saremo un po' più pesanti. Mister, io le farei l'ultima domanda, se è concesso. Siamo in ritiro, la squadra è concentrata, l'organico sembra quasi andare bene così, si aspetta però qualche altro alla fine del mercato. Sì, no, abbiamo parlato col direttore, sta lavorando su qualche altra cosa, ma non perché la squadra non è completa, ma perché il campionato è lungo e duro e dobbiamo essere pronti a tutto. Tra l'altro abbiamo visto oggi, comunque con due defezioni abbiamo avuto bisogno di far girare un giocatore, soprattutto un difensore centrale ha fatto più del dovuto, perché i difensori centrali hanno giocato 60 minuti rispetto agli altri che hanno fatto tutti 45, quindi dobbiamo essere bravi a mantenere questo tipo di atteggiamento sicuramente, ma se dovesse arrivare qualche altro giocatore sarei contento. Sono sicuro che il direttore un altro colpo lo metterà. Uno solo? Sì, vabbè, ma poi ripeto, poi se dovessimo rimanere così io sono contento lo stesso. Lavoro con la squadra che comunque la società mi mette a disposizione, abbiamo una buona squadra, ripeto, il campionato è lungo e duro, quindi a livello numerico credo che qualcos'altro ci voglia. Ci sono altre domande? No, per noi no. Così anche per me. Va bene, ringraziamo Mister Boscaglia, ringrazio i colleghi Camarasana e Agrusti, e alla prossima. Arrivederci. Pace e bene.